Dopo questi avvenimenti accadde che Almacchio cominciò a fare indagini per sapere quali e quante fossero le ricchezze di Valeriano e di suo fratello. Dopodiché cominciò a perseguitare Cecilia come moglie di Valeriano, ma ella confessò che quanto le era rimasto dei loro averi l'aveva completamente distribuito ai poveri. Allora cominciarono a costringere anche lei ad offrire incensi agli dèi. Cecilia disse loro con fermezza: Almacchio allora diede ordine che Cecilia fosse immediatamente ricondotta a casa sua e fosse condannata ad essere arsa nel seguente modo: la si rinchiudesse prima nel bagno e le si accendesse sotto un gran fuoco. Gli ordini furono eseguiti all'istante, ma la santa rimase illesa. Allora mandò un ministro con l'ordine di troncarle la testa lì, nel bagno stesso. 3 volte il carnefice le dette il colpo di spada, ma in nessuna di esse riuscì a staccarle il capo dal busto, per cui la lasciò così, secondo le vigenti leggi romane, morta solo a metà. Allora tutti coloro che avevano abbracciato la fede di Cristo per merito di Cecilia accorsero e con panni di lino le detersero tutto il sangue che poterono. Durante i 3 giorni in cui sopravvisse, la santa non cessò mai di animare tutti e di distribuire tra loro i beni che le rimanevano.